Amici del campionato universitario, benvenuti dal Triestina Stadium dove si sta per giocare la terza gara di questa giornata, nona giornata della Lega Bocconi, di fronte a amici di Ciccio e Tettenham in una gara che si preannuncia sicuramente interessante. Stretta di mano fra i due, fra Giannelli e il numero 8 Nordio che ha commesso fallo, si riprende da lecce che serve Gobetto. Gobetto rischia e sballa l'appoggio, poi dell'elce recupera, Chiesa non ci pensa su due volte, conclusione di punta al quarto minuto e dunque si riprenderà dalla rimessa del numero 5 in Maglia Rossa che perde palla, rischia tantissimo, Giannelli non sbaglia per il vantaggio degli amici di Ciccio al quinto minuto, l'errore clamoroso in disimpegno del numero 5 Rebecchini e dunque Giannelli non sbaglia la formazione del Tettenham ecco Nordio per Rebecchini Rebecchini bene per il numero 22 che va alla traversone numero 22 Mori traversone interessante per Lauria che manca il bersaglio da pochi passi è comunque una buona occasione gran pallone dentro splendido gol questo di Chiesa il raddoppio degli amici di Ciccio che dunque si portano sul 2-0, grandissimo gol di Chiesa, lancio di Dell'Elce, e conclusione al volo di Chiesa Comaschi, libera il destro, palla che termina al lato di un soffio. Chiesa prova a liberare il sinistro, ci riesce, gran sinistro. Poi buona la risposta, la pietra. Ed ecco il fischio che manda le squadre negli spogliatoi a risentirci per il secondo tempo. Prima frazione che si chiude sul 2-0 per gli amici di Ciccio. Eccoci nuovamente dal Triestina Stadium dove sta per avere inizio. La seconda frazione della sfida fra Amici di Ciccio e Tettenham. Fischio d'inizio dell'arbitro, dunque secondo tempo da sinistra a destra attaccherà adesso il Tettenham in maglia rossa. Prova subito ad avanzare. Dicevamo un risultato meritato in favore della squadra celeste l'arbitro fa rispettare la distanza ancora Nordio sul pallone si sovrappone il numero 4 alla pietra parte il traversone di Nordio che trova la deviazione aerea risultato sempre di 2 0 al sesto minuto gara che comunque rimane in bilico Giannelli adesso spreca una grande occasione ancora lui prova ad avanzare palla al piede servizio profondo per Luvoni poi è Comori, il controllo e conclusione di destro, fuori di poco, che conclude al lato, ma il Tetterham sta davvero fornendo un buon secondo tempo. Amici di Ciccio che ora si distendono in contropiede, pallone di giannelli dentro per il numero 92, Comaschi che praticamente realizza la terza rete chiudendo l'incontro 3 0, ma gli amici di Ciccio triplicano le marcature probabilmente andrà la pietra con il destro ecco la rincorsa, conclusione gran gol di la pietra che porta i suoi sul 3 1 davvero una gran conclusione di la pietra all'undicesimo minuto quindi porta il risultato sul 3 1 la pietra l'indecisione doppia indecisione della squadra in maglia celeste, poi forse c'è un fallo su dell'Elce l'arbitro lascia proseguire comunque allora Mori prova a liberarsi palla poi di Delecce per Chiesa uno contro uno con la pietra esplode il destro strepitoso il poker servito da Chiesa e adesso sono 4 4 a 1 e la gara sembra essere definitivamente chiusa ha sofferto la squadra degli amici di Ciccio ma poi nei momenti clou nei momenti clou esce sempre la qualità della squadra celeste Fischio dell'arbitro, parte Mori. Conclusione! La respinta del numero uno Belvedere, in cui il Tettenham, comunque non demorde, e prova ad avanzare. Ma attenzione ora alla contropiede del solito Chiesa. Chiesa per Giannelli, conclusione! Grandissima la risposta di buontempo! La pietra! Ultimo assalto, siamo proprio in chiusura di questa partita. C'è un traversone a cercare Luvoni, il controllo e poi riesce a mettere dentro. E dunque il 4 a 2 del numero 7 Luvoni, proprio in chiusura. 4 a 2 per gli amici di Ciccio. Trovano, il, trovano la seconda e meritata rete. 4 a 2 che è anche il risultato di finale arriva il triplice fisco dell'arbitro amici di Ciccio che volano a quota 19 rimangono a 10 il Tettenham. a risentirci per le prossime partite siamo qui con il numero 1 Buontempo, portiere del Tettenham, che oggi purtroppo è stato sconfitto per 4-2 dagli amici di Ciccio Tettenham che comunque ha giocato una buona gara mettendo in difficoltà una squadra che adesso è prima in classifica nella Lega Bocconi. Come no, abbiamo, abbiamo giocato bene, sfortunati come al solito il porta, non si segna, però quando si sblocca la Oria cambia campionato, speriamo di passare adesso. Siamo Guarda dando uno sguardo ma... alla classifica, a pari punti con secondo testo male. Avete ancora una partita da giocare, da vincere, ovviamente. Da vincere ovviamente Poi ci dovrebbe essere lo spareggio. Lo spareggio proprio con secondo testo male Niente, sono stati superiori, noi abbiamo giocato il nostro calcio. Bene così. Ok, grazie, in bocca in al lupo. 10. Ciao! Siamo con il numero 91 cavallone, ottima partita anche okay. oggi. Amici di Ciccio hanno battuto il Tetram 4-2, anche se. Rispetto alle precedenti uscite gli amici di ci Cio hanno fatto forse un passo indietro. Sì, questa partita sembravamo un po' sulle gambe, tutti un po' stanchi, alla fine il risultato l'abbiamo ottenuto, quindi non possiamo lamentarci, purtroppo due gol, avevamo un'ottima media gol presi, era, siamo a 8 se non sbaglio, quindi va bene così. L'importante era fare tre punti, speriamo la prossima partita di vincere di nuovo, rimanere imbattuti e vincere il campionato. Ok, grazie bocca al lupo. Grazie a voi, ciao. Ciao!